Il pupazzo di Gatto Boy. Amaya Connor! Sei in ritardo, pazzo! Scusate, ragazzi, scendo tra un momento. Passo! Oh, scusami, signor Miau! Per l'altra classe oggi è il giorno in cui possono portare il loro pupazzo. Bello! Ehi, magari se fate i bravi li lasceranno portare anche a voi. Dici? Questo è fantastico! Connor ha un pupazzo! No, affatto! Intendevo che questo è fantastico per loro. Noi ormai siamo troppo grandi per i pupazzi. Vero? Sì! No! Che succede alla sorella di Cameron? Questo non è il mio pupazzo! Eh? Ehi, che cos'è questo? Sembrerebbe quasi... Obbedisci a me, amico! Un pupazzo parlante di Romeo! Spaventoso! Chissà che cosa hai in mente, Romeo! Non lo so, ma è meglio se controlliamo! Super Pigiamini, pronti all'azione? Di notte salviamo la situazione! È notte in città! E un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Greg diventa... Gecko! Connor diventa... Gatto Boy! I pigiama! Vista Gufetta! Laggiù, davanti a voi! È il robot. Sta rubando i pupazzi di tutti! Oh no, signor Miau! Chi? Non sapete? Il signor Miauski, il nuovo insegnante a scuola. Eccolo là! Salve, salve! Sembra che i Pigiamasks abbiano perduto il loro coraggioso capitano! E proprio mentre mi appresto a mettere in atto il mio grandioso e adorabile piano! Signor Miau! Sì! Sei salvo! Non preoccuparti, non permetterò a nessuno di prenderti! Oh no, non ci provare! O te la vedrai con me! Oh, padrone, padrone! Oh! Gatto Boy! Oh, ehi, ragazzi, che c'è? Sei scappato via! Ecco che c'è! Guardate! Non ci casco! Sì, ci hai già imbrogliati una volta! Ritornare dal padrone! È il robot! Andiamo, andiamo! Benvenuti, miei pelosi amici! Ma prima permettetemi di presentarvi la mia incredibile macchina trasforma pupazzi! Intelligente!
padrone. Salve, salve, sono il tuo pupazzo. Voglio dire, inverti, inverti! Questo non è mai successo, è chiaro? Ora, dove ero rimasto? Oh, sì! Sono proprio intelligente! Ecco perché sta rubando i pupazzi di tutta la città. Li trasformerà in pupazzi parlanti di Romeo. Oh, no! Che cosa hai detto, Gatto Boy? Dicevo... che dobbiamo nasconderci dietro il laboratorio e prenderlo di sorpresa. Buona idea! Dobbiamo fermarlo subito. Andiamo! Che cosa c'è? No! Eh? Salve, salve, Pigia Masks! Preso! No! Il signor mio, no! Questo è il nome che io gli darei se fosse mio, cosa che ovviamente non è. Oh! Quindi non ti dispiacerà se lo trasformi in qualcosa di più carino? No! Upsi! Gatto Boy! Oh no! No, signor Miau! Dove sei? Salve, salve! Sono il tuo pupazzo Romeo! Obbedisci a me, amico! Ogni bambino avrà un pupazzo parlante Romeo come questo. In questo modo crescerà amandomi sempre di più. E allora potrò conquistare il mondo! Muahahaha! Non così in fretta, cattivo rapitore di pupazzi! Non penserai di farla franca! Oh oh! Presto, Romeo, scappa! È il momento dell'eroe! Gatto Boy? Ora basta, è tutto inutile. Non posso essere un eroe con un pupazzo da coccolare. A dire il vero ce l'ho anch'io. Si chiama Lionel Junior. E anch'io. Si chiama Signorina Piumetta, o meglio, si chiamava così finché Romeo non l'ha presa. Ha preso anche i vostri pupazzi? Non volevo dire nulla perché non volevo sembrare una bambina. Neanche io. Oh, amici, che errore! Se non ci fossimo preoccupati tanto di sembrare sciocchi, i nostri pupazzi sarebbero ancora con noi! Che facciamo adesso? Ce li riprendiamo! Avete ragione, è il momento dell'eroe! Salve, salve, sono il tuo pupazzo Romeo! Obbedisci a me, amico! È finita, Romeo! Oh, vattene a casa, Gatto Boy! O racconterò a tutti di te e del tuo preziosissimo signor Miau! Fa pure! Ma ora che hai preso lui, te la devi vedere con me! E con me! Ah! E con me! Ah, sì? Ai. Ciao, non vorrei essere in te. Fermali, robot. Ora dobbiamo solo azionare l'invertitore. Oh, Lionel Junior, la mia signorina piumetta. Oh no. No!
Dov'è il signor Miao? Signor Miao! Fastidiosi Pigeon Masks! Non è giusto! Su, coraggio, padrone! Orsetto coccoloso! Oh. Stavolta avete vinto voi, Super Pigeon Pesti! Ma non è l'ultima volta che vedrete Romeo! Sì! Abbiamo di nuovo i nostri pupazzi! Sì! Accidenti! Siete proprio dei bambini! Kenneron, guarda! Ho portato il tuo pupazzo! Topo Murray! Voglio dire, non so di chi sia questo adorabile pupazzetto! Shh! Benvenuto tra gli amanti dei pupazzi!